Ma back on whack, everybody! Qui è Vlad Cavallo Pazzo e bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi siamo insieme a Ghostwire Tokyo e andremo ad esplorare, a vedere un po' che cosa offre questo prodotto di casa, diciamo, Sony con esclusiva condivisa insieme a Microsoft. Andiamo subito quindi a gettarci nella mischia con una nuova partita. Direi di andare ad affrontarlo in maniera normale alla fine. Non abbiamo grandi. Allora, abbiamo il nostro corpo, immagino, sdraiato inerme in una Tokyo a soqquadro, diciamo. Ora apriamo gli occhi e vediamo per prima cosa una luna rossa, un po' presagio di sventura, credo. Un taxi in fiamme. Vabbè, Tokyo per come è nella realtà, luci, neon, tutto colorato. Questi qua dovremmo essere noi, immagino. Che ci ridestiamo dopo un incidente, immagino. Il nostro occhio vigile inizia a ritornare alla realtà, così come il nostro cervello. Però stiamo andando in fumo. E ci accorgiamo che la metà destra della nostra faccia è invaso da una materia oscura. E giustamente urliamo, perché che fai? Abbiamo qui dei passanti che hanno visto tutto, immagino. Ok, cosa più giusta è chiamare l'ambulanza? Sì. Ecco, appena si accorgono del nostro umantismo, ce la danno a gambe elevate. Abbiamo anche una sorta di connessione che si sta instaurando sul nostro braccio. E una voce, che probabilmente sarà dentro la nostra testa, che ci sta parlando. Quindi immagino sia colui che si sta impossessando tramite quella nebbiolina del nostro corpo. Abbiamo quindi la fuga dei nostri aiutanti che vengono svestiti letteralmente delle proprie carni e portati chissà dove. Io invece vengo investito dalla nebbia, la connessione si ripete e potremo quindi dedurre che io sono speciale rispetto agli altri. Ah, ok. Abbiamo le prime apparizioni di questi fantasmi. Però, incitandoci a nasconderci, immagino che sia dalla nostra parte, quindi, o meglio, che se noi dovessimo scomparire, anche lui farebbe la stessa fine, quindi ha un suo perché questa scelta. Lui ci deve tenere in vita, non tanto perché siamo belli e carini, ma tanto perché lui è nostro ospite, quindi immagino sia questo il suo egoistico intento. Vabbè, vediamo sfilare questa parata. È la connessione che si ripete. E guardate un po' chi appare, il professore della casa di carta. だけが君たちを救う。
Quindi deve radunare delle anime, a quanto pare. Le anime del mondo dei vivi. Però anche lui, vedendolo, è fatto di carne e ossa. Quindi una persona... Non è un'anima come queste qua che stanno ascendendo dai vestiti. Come si vede, il personaggio è, sembrerebbe in carne ed ossa, mascherato. Quindi queste anime vengono poi racchiuse all'interno di queste scatole giapponesi e convogliate chissà dove. Si vede qualcosa così. Allah. Ok. A quanto pare noi siamo destinati a dover sventare il piano malefico del cattivo nemascherato. Mi piace anche un gattone. Ma chi era? Il nemico? E beh. Ok. Bellissimo doppiaggio giapponese, che ho voluto fortemente tenerlo perché rende di più rispetto a quello italiano. Ok, qui abbiamo una persona in ospedale. Immagino che sia proprio il motivo per il quale magari abbiamo fatto pure l'incidente. Beh, dai, gliela facciamo. Ecco, gliela stiamo facendo sudare questa possessione. Arrivederci, grazie. Non credo che finirà così, caro mio. Perché hai preso proprio me? Anzi, addirittura non vorrei dire una stronzata, ma può essere che noi, durante l'incidente, magari lo vedremo più avanti, fossimo morti, quindi lui si è impossessato del nostro corpo prima ancora che la nostra anima potesse ascendere verso quella scatolina che abbiamo visto. E lui ne ha approfittato, perché gli altri umani vivi non hanno avuto lo stesso ascendente su questa presenza con i tre puntini di domanda. Mentre Akito è stato papabile, diciamo, nel suo piano, perché probabilmente durante l'incidente è successo qualcosa, quindi magari noi siamo morti, ma poi lui ci ha preso ancora prima di ascendere e essere rapiti dal cattivo in maschera. Vabbè, qui ecco, avremo un tutorial con Voldemort. Tanti Voldemort. Ok, abbiamo quindi sviluppato un potere nella nostra mano destra. Dovremmo quindi iniziare a usare gli attacchi spiritici. Allora, RT attacco. Ok, buttato giù. Questo qua è un'auto mira. Oh. Ah, qua abbiamo LB pararci, quindi... Ok. Ok, mira assistita si chiama quando diventa... Oh. Spariamoci, tutto bene. Ok, perfetto. Quindi come vedete è aumentato il di più 5, quindi questo potere verde si ricarica una volta che abbiamo ucciso un nemico. Quindi abbiamo quindi la nostra mappa, abbiamo il nostro obiettivo. Vai all'ospedale. Ritrovarsi in una Shibuya completamente priva di altre forme di vita umana, Akito decide di recarsi all'ospedale della zona per fare visita a sua sorella Mari. Premio di 500 XP. Corriamo con la pressione del grill dell'analogico sinistro. Ok, non abbiamo la barra della stamina, quindi possiamo correre quanto ci pare. Immagino sopra lì ci sia scritto ospedale. Ospedale.
Sì, da mo' che lo sto usando lo scatto, zio. Eccoci giunti al nostro primo Kokodo. Trovo molto affascinante questa lingua. Ok, qua c'è una sorta di sedie, sacche della spazzatura, materia dell'aldilà, che a volte si infiltra nel nostro mondo e noi dovremmo distruggerla, immagino. Colpiscila. E sia. Ok. Intanto abbiamo caricato ancora di più, cioè ancora di più, abbiamo 30 massimo di... Allora, etere ed etere cristallizzato. Quindi, come vediamo dalle immagini, cioè l'etere, quello... etere cristallizzato che si può distruggere, quindi con la tessitura o con un colpo in corpo a corpo si può rompere questo qua, questo agglomerato di etere, oppure l'etere cristallizzato che è quello che ci dà sostentamento durante i nostri attacchi. Quindi vediamo, ok. Anche poi si frammenta in etere cristallizzato, ok. Qua ci sono personaggi che hanno avuto lo stesso destino. Facciamo. Sì, vabbè. Ok. Qua non si può passare. C'era qualcosa? No. Ah, ok, la scatola. Hanno rinchiuso un'anima nella scatola, quelle che si sono viste prima. Scolaretta senza testa. Raccolgono le anime che sono state separate dal loro corpo. Perché? Per trascinarle nell'oltretomba, o forse solo per divorarle. Quindi abbiamo un'invasione in piena regola da parte del mondo dell'aldilà. E noi siamo possessori di un potere che ci può fornire la possibilità di combatterle. Allora, qua potremmo appunto andare in stealth e andare a fare una purificazione istantanea. Ok. Quindi muoiono praticamente subito. Nuovo livello. Ok, quindi abbiamo 10 punti abilità guadagnati. Ammazza. Livello di sinergia. Accumulare punti esperienza aumenterà il livello di sinergia tra Akito e i suoi nuovi poteri. Puoi ottenere punti esperienza sconfiggendo nemici o completando le quest. Quando raggiungi un nuovo livello, i punti vita massimi aumentano. E guadagni abilità spirituali da sbloccare nel penso nell'albero corrispondente, che è questo. Abbiamo quindi cosa devo fare? Apprendere le abilità spirituali, sì, va bene. Ok, ora puoi accedere al menu abilità. Qua abbiamo le nostre belle abilità. Questa qua è la mossa che stiamo usando adesso col dito, quindi la tessitura eterea. E adesso andiamo a sbloccare con la bellezza di 10 punti abilità il Takehaya. Anzi, Takehaya 1. Ok, ed è quello. Qua non si può andare. No, chiuso. Sì, sì, credici. Allora, si chiamano visitatori, quindi queste presenze che ho appena abbattuto. Allora, eccone uno. Ecco, devo fare il colpo caricato. Tieni e poi rilascia RT per un attacco potenziato. Vai. Ok. E adesso tenendo premuto LT estraggo il nucleo. Ok, quindi l'abbiamo smaterializzata. Ok, quindi dobbiamo strappare il loro nuclei. Vabbè, vestiti vecchi. Beh, direi che è una presa per il culo. Non si può entrare qua. Chiuso. Chiuso.
C'è un oggetto con cui si può interagire. Sakura Moki. Qui abbiamo... abbiamo dei consumabili. Quindi equipaggiato. Sakura Moki sono un dolce giapponese diviso in due parti principali. Uno strato esterno di Moki rosa, avvolti da una foglia di ciliegio in salamoia, e all'interno pasta di fagioli rossi. Oh. Essere buono. Non ho capito come si fa a equipaggiare, però. Forse ce l'ho già equipaggiato, vediamo un po'. Equipaggiato, quindi... immagino che devo premere Y, ho premuto Y per poterlo mangiare. Dopo proviamo. Qui siamo sopra dove siamo entrati. Vale, molto bene. Che hanno l'ombrello dentro l'ospedale, sti qua? Ok. Domande. C'è qualcosa che non mi torna in questo ospedale. Ho sentito dire che ci sono delle stanze al quarto piano. Ma non era quello vietato ai pazienti? Non è la prima volta che mi ricoverano qui, ma l'altra volta non c'era una stanza in quel piano. Interessante. Quindi abbiamo una sorta di mistero che aleggia intorno a questo ospedale. Allora, 15 aprile è scomparsa la ragazza di questa foto che non si vede. È stata l'ultima volta che è stata vista a Shibuya mentre faceva acquisti a 429. Magari il 15 aprile è proprio il giorno in cui... Cazzo è? Merda. È proprio il giorno in cui... Ah, mi hanno visto. Merda, mi hanno visto. Eccolo. Oh, cosa fa? Attacca. Blocco perfetto. Se blocchi con LB, quindi un attacco nemico, appena prima che ti colpisca effettuerai un blocco perfetto. Un parry, per intenderci. Un blocco perfetto ti permette di parare un attacco senza subire alcun danno. Come vai a dormire, pirla? Grazie, zio. Oh, arrivano le puttanelle. E ti strappo il cuore. No, non l'ho fatto bene. Madonna. Vai, via. Anche il tuo olio. Dove vai? E via pure il tuo. Tiriamo le tele. Testiamo le tele di questa vittoria. Beh, direi che è abbastanza adrenalinico, il combat. Non è male. Bello. Oh no, un'altra. Vai, estrae il nucleo. Viene da papà. Però ne fai fuori un po' di etere cristallizzato, che però è facilmente reperibile. Ho un brutto presentimento. Che cos'è quello? Cosa? Quello cosa? Un carrello? Un ascensore? Non posso entrare dentro? No. Posso entrare da qua però. Allora, nota del direttore ospedaliero, questo è importante. Quando ho trovato Ovada in sala operatoria, prima di morire, ha continuato a borbottare di come riuscisse a vedere una donna. Poi l'ho vista anche io. È stata una donna, una visione terrificante. Era una specie di ombra che sembrava indossare una maschera. Vi prego, dovete chiudere quella sala operatoria. Abbiamo visto quell'ombra tante, troppe volte da quel giorno. Quella stanza deve essere chiusa, prima che i pazienti inizino a parlare. Allora, anche da qua si evince un certo mistero intorno a questo ospedale, tanto da andare a coniugare il fattaccio all'interno di una sala operatoria, quindi... A quanto pare, una signora poco prima di morire ha visto un'ombra. E poi l'hanno vista pure i vivi, tra virgolette, quelli che stavano bene. Questo mi fa capire che era già iniziata la collisione. Oh, la mensa. Chiosca. Ma non vedo nessuno.
Non posso interagire con niente. Ma vediamo cosa bevono i giapponesi. Un sacco di robe alla frutta, sembrerebbe. Una Coca-Cola anche. Paglie? Si capisce una minchia. Siamo in cucina. Non c'è niente con cui interagire. Sì, la porta. Perché? Cazzo vuol dire? Oh merda. C'è qualcuno? Ma che cacchio, Madonna. Ah, ok, abbiamo una rimembranza. No. Abbiamo visioni. Attento, qui non si scherza. Il classico corridoio ingombrato da sedie, tavoli e barelle. Ma quindi siamo al quarto piano, non ho capito. No, non siamo ancora al quarto. Madonna. Che cazzo? Mari? Mari? Appunti sul cambio turno di un'infermiera. Trasferimento paziente. Lamento rumore, stata pressione dell'acqua bassa. Arrivati i fiori dal fratello, serve un vaso. Queste sono le consegne. Mia sorella che va a fuoco. Wow. Ma dai, carino sto pezzo. Non credere a tutto ciò che vedi qui. Sì, più delle cose sono però non interagibili, mettiamola così. Entriamo nella stanza. Cos'è la stanza dello spirito del tempo? Deve far male, sì. Abbiamo un estraneo. Questo qua è cattivo con la maschera. Ma ah, ok. Quindi questo è il focus del racconto. La connessione tra vivi e morti. Un umano. Ok, ha percepito la presenza del nostro amico, che deve essere questo. Quindi so qua deve essere morto. Allora, il suo intento era quello di essere traghettato fino a questa presenza. Quindi deve essere in coma. Madonna, chi è questo? Questi, il mangiamorte. Segno della croce. Puttana.
Deve avermi passato l'animo da parte a parte. Intanto stanno portando via mia sorella. Eccoci. A chiedere spiegazioni. Siamo in mezzo a un campo di fiorellini rossi. Dovremmo iniziare quindi a collaborare insieme a questo signore. Quindi noi ci troviamo in questo campo fiorito per poter dialogare. Ok, questo qua era il letto di mia sorella che è evidentemente vuoto. Mari. La nostra missione è chiara, quindi. Andare a trovarla. Ritrovarla. Abbiamo un flashback. Mi ha messo di fronte quindi un quello che è stato probabilmente. Un rituale immenso. Va bene, dai. Con questa finestra su Tokyo un po' così, un po' devastata, io direi di finire qua questa live, questo episodio. E abbiamo visto qualche bel elemento interessante di questo titolo, che tuttavia non fa gridare al miracolo, però è giocabile, è una bella storia, intrigante,
il gameplay è bello solido, divertente, direi che si può continuare. Fatemi sapere poi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è stato, se vi è piaciuto questo contenuto, mi raccomando, pollicione come al solito, l'iscrizione se non l'avete ancora fatto, malandrini, e ci vediamo presto sul canalone del vostro Vladone Cavallo Pazzo. Quindi, da Ghostwire Tokyo è tutto, e al prossimo video.